40 gradi all'ombra e nessuna voglia di cucinare. Ciao a tutti! Ciao, ciao e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Ce la puoi fare, anche con 40 gradi, ce la puoi fare. Ragazzi, muratori in casa. Polvere che si toglie col dito dalla macchina del caffè, perché fino a 5 minuti fa qui c'è stato l'inferno. Ma 5 minuti per voi si trovano sempre. Brava, brava. E così oggi vi portiamo un piatto unico per sotto l'ombrellone, un piatto unico, bilanciato e dietetico che contenga tutti i macronutrienti necessari per affrontare la dieta nel modo ideale, ma anche gustoso, genuino. Un piatto unico, estivo, con cui farete un figurone anche per eventuali pranzi o cene estive. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Andiamo. Bene, ecco gli ingredienti per la nostra sparmigiana dietetica, per quelli che sono a dieta, che naturalmente proprio le persone, quelle che appena respirano ingrassano di 5 kg. Dai. Questa è la ricetta adatta a noi amici. No, questa è una ricetta per sotto l'ombrellone, piatto unico in ogni situazione. E allora ragazzi, brava, mi è piaciuta questa intro. Allora ragazzi, questo è un piatto unico fresco per l'estate, perché va mangiato a temperatura ambiente, ed è un piatto che è un pranzo completo se addizionato dai carboidrati. Mancano, come vedete, i carboidrati. Io con una specie di parmigiana che non chiamerò parmigiana, primo perché non c'è parmigiano e poi perché la parmigiana è solo con le melanzane fritte, però la sparmigiana, ecco, diciamo così, si accompagna comunque col pane, perché raga, non vogliamo fare la scarpetta comunque, a dieta sì, ma mica deve essere un'espiazione di colpa, è un merito essere a dieta, quindi premiamoci con un piatto saporito che non ci faccia ingrassare. Basta per la... Allora, una melanzana seta, sono queste qui, aia, che pungono, e aia, aspettate che mi sono infilata la spina. Ti do io aiuto. Eccole qui, tre fette belle spesse, un centimetro, un uovo sodo, due cucchiaini di olio extravergine di oliva, due cucchiaini seguendo un piano alimentare ipocalorico, se no potete anche abbondare. Un po' di sale, qui ne vedete abbastanza perché io ci farò due cose: condirò la parmigiana e scaricherò l'amaro delle melanzane. E poi, come carboidrati, vi dicevo, io farò una base di pane. Ho scelto del pane di segale, nel mio piano alimentare ne ho soltanto 40 grammi, ma il mio è un piano alimentare dato dal dietologo, sì, ma molto ristretto. Quindi voi andate anche per 50, se siete uomini anche 80 grammi di pane vanno benissimo, non lesinate. Una sottiletta light, dei pomodorini piccadilli o pachino o pomodori per salsa, quello che desiderate, e qualche foglia di basilico. Già avete capito come si fa, giusto? E allora, e se non l'avete capito, continuate a vedere il video. Bene, iniziamo subito. Innanzitutto riempiamo una ciotolina con dell'acqua, quindi prendiamo le nostre melanzane, ecco, spargiamole di sale così da entrambi i lati. Quindi immergiamole nell'acqua, così loro scaricheranno quel po' di amaro che hanno. Oppure mettete semplicemente acqua e sale. E cantate celentano. E lasciamole così per tutto il tempo in cui prepariamo gli ingredienti. A questo punto prendiamo i nostri pomodorini, i miei sono bio, e tagliamoli a dadolini piccolissimi. Fatto ciò, riprendo le mie melanzanine e sciacquate con un canovaccio asciugo l'eccesso d'acqua. Ovviamente il canovaccio pulito, Preparo una teglia e, ragazzi, io uso il dito perché se ne usa meno, le sporco, si usa meno olio col dito, le sporco di olio nella parte superiore e inferiore e le metto in forno a 200 gradi per una quindicina di minuti, forno già caldo, in pratica devono dare una prima appassita. Forno ventilato? Sì.
devono appassire una prima volta prima poi di comporle nella sparmigiana. E allora in forno così, vedete, l'olio è ancora tutto qua, per 15-20 minuti, forno ventilato, 200 gradi. A dopo. A questo punto condisco il mio pomodoro, un altro po' di sale che servirà per tutta la preparazione. Non mettetene poco perché ci sarà l'uovo che è sciapo, le melanzane che non sono salate, quindi condite abbastanza perché questo è l'elemento sapido della ricetta, e gran parte dell'olio, gran parte, effettivamente ce n'è tantissimo. L'olio, tanto che siate uomini, tanto che siate donne, un pochino va limitato, pochino va sempre assunto, ma un po' limitato. Metto un po' di basilico, ve l'avevo detto il basilico? Sì. E rimesto il tutto. Con un coppa pasta rendo carino anche il pane, perché io il pane voglio impilarlo nella composizione. Speriamo di farcela. Olè, ho impresso con la forza brutta. Bruttissima, brava! Un bel cerchietto. Che bello, del resto... Il resto mangio. Il resto, vediamo, guarda, quanto pesa. Non bagnare qua. No, quello pane mi serve. No, oh, scusami, grazie, non l'avevo capito. 28, quindi ce ne becchiamo due di questi, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. E siamo a 46 grammi. Ragazzi, oggi sforo di 6 grammi. Che dovevi dite? Ingrasserò di 100 kg? Non importa, rischio tutto. Bene, questo per farvi capire che sì, vi dicono 40 grammi, 30 grammi, ma se in una settimana, un giorno, ne mangiate 46, vi giuro, non vi succede nulla. Quindi, e adesso la parte che mi piace di più sin da quando ero piccola, tagliare l'ovetto. Vi ricordate l'olio in più? Bene, ecco a cosa serviva. Mettiamolo sui nostri cerchiettini di pane e poniamoli in forno insieme alle melanzane che stanno appassendo a rabbrustolire un po'. Smetti? Voilà e voilà. Lo pulisco io. Mettiamo dentro il forno, per 10 minuti, devono soltanto appassire. Allora, abbiamo tirato fuori dal forno il nostro pane che oramai è bello biscottato, uno e due, e le nostre fettine di melanzane che sono belle cotte ed ustionanti. A questo punto cosa facciamo? Assembliamo il tutto. Prendiamo la sottiletta, mettiamola da parte, prendiamo un bel cucchiaio e adagiamo sulla prima fetta, la più larga, un po' di pomodoro, così, qualche fettina di uovo e ricopriamo con un po' di sottilette a pezzetti. Mettiamo il secondo strato, così schiacciamo. Bellissimo. Pomodoro, centriamola bene, ovetto e sottiletta. E posizioniamo l'ultimo. Quindi versiamo un po' di condimento e poniamo per altri 15 minuti in forno. Questo non va buttato, lo useremo dopo insieme al pane. In forno per altri 10 minuti, 180 gradi, ventilato. A questo punto accendo anche il grill sopra e sotto. Ed ecco la nostra torre di melanzane pronta per essere spostata. Cosa faccio? Prendo il nostro fondo di pane e lo metto qui. Ora lui, che è bello asciutto, poi si ammorbidirà non appena a contatto con questa meraviglia. Posto sul mio pane, metto il pezzettino di pane più piccolo sopra, prendo il mio pomodoro a crudo e lo posiziono sul pane, così, senza esagerare, e con un po' di sughetto bagno il panuzzo.
completiamo con una fogliolina di basilico e andate a dire in giro che siete a dieta, non ci crederà nessuno. Bravissimo, un bellissimo piatto che non fa veramente rimpiangere il fatto di essere a dieta, anzi molti inizierebbero la dieta proprio per mangiare questo piatto, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Brava. Ragazzi, guardate che è una bella porzione pesante che vi sazierà, guardate quanto è bella e grande. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Buon appetito, tutti in linea. Ciao. Sotto l'ombrellone, ciao. Bene, bravissimi, e se anche voi siete stanchi, sì, siete bravissimi. Bene, quindi provate questa stupenda ricetta e diteci cosa ne pensate. E con questo caldo, ragazzi, è l'ideale, perché mettete in forno 20 minuti le melanzanine ed è pronto, poi è tutta crudo e non vi dovete sbattere i fornelli, viene buonissimo, gustosissimo, con pochissime con le giuste calorie, è un gusto eccezionale. Bene, quindi da questa inquadratura un po' selfie noi vi salutiamo, ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.